In una Bruxelles blindata e assediata dai trattori, dopo una lunga ed estenuante trattativa, è stato trovato l'accordo sui fondi all'Ucraina e Orban ha rinunciato al diritto di veto. Tutti e 27 paesi hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Unione. In questo modo si garantirebbe un finanziamento costante a lungo termine e prevedibile. Per il Presidente del Consiglio europeo Michel, l'Unione ha assunto la leadership e la responsabilità del sostegno all'Ucraina. Accordo trovato, dunque, dopo una lunghissima trattativa con il premier ungherese Orban, che aveva posto il diritto di veto e di fatto bloccato l'intesa. Questa mattina c'è stata una riunione ristretta tra Orban, i vertici europei, la premier Meloni, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Alla fine il leader ungherese, di fronte alla determinazione dei 26 paesi di procedere anche a maggioranza qualificata, è stato costretto ad accettare, anche se con una contropartita. E sull'invio delle armi in Ucraina si dividono anche le forze politiche, in Italia di maggioranza come di opposizione.